buongiorno, stiamo facendo colazione, siamo venuti a prenderci lo smoothie. Io ho preso, non mi ricordo più, ananas, banana, pesca, yogurt. Banana, giusto? Sì, ananas, banana, pesca, yogurt, sì. E il tuo? C'era sicuramente... Qua secondo me ci sono dei frutti di bosco. C'era l'anguria. Poi facciamo un giro più veloce, pranziamo e partiamo per Abu Dhabi. Direzione Abu Dhabi. Mm-hmm. Ci sono tante cose da vedere. Mm. Iniziata la preghiera. Pensavo si sentisse anche dentro il centro di me, cioè che la mandassero in filo di fusione. Fregare qualcosa a qualcuno, se devo dire il vero. Continuano a mangiare, a farsi le loro cose. Siamo venuti ancora qui a mangiare, ci hanno riconosciuti perché sì. È la terza volta. Infatti, ah, ma voi siete venuti ancora? Tutta contenta. Sì. Ma il problema è qua dentro, quando ci sono così tanti ristoranti e così tanta scelta, passi più tempo a cercare il posto da mangiare, allora va a finire che va invece... Infatti è tardissimo, siamo in super ritardo. Io ho preso un mix, proprio c'è di tutto e di più qua, c'è quinoa, c'è riso, c'è pesce, verdure, frutta, legumi, tutto, tutto quello che ci può, semi. Frutti di mare, c'è di tutto, un mix di cose. Zucca. E anche Andrea ha fatto la stessa cosa. Fanno la pasta da Dio. L'hanno cotta veramente bene. C'è la guardia lì che sta dicendo alle ragazze che non possono entrare, perché praticamente per entrare qua devi... Questa è la grande moschea, ve la faccio vedere, questa è la grande moschea di Abu Dhabi, che è splendida perché è questo bianco abbagliante ed è enorme. Quindi adesso ci facciamo bene tutto il giro perché intorno ci sono anche questi giardinetti bellissimi. Gli sta facendo cancellare. Cioè, gli sta facendo cancellare la foto dalla macchina fotografica, si sono fatte una foto... vestite succinte davanti, esatto, alla moschea, gliel'ha fatta cancellare. Siamo appena usciti da qui perché praticamente ogni turista donna che viene, loro praticamente ti fanno andare qua su e ti fanno vestire. Se non hai il velo. A me mancava solo il velo, per il resto andava bene. E è veramente fantastica. Adesso iniziamo il giretto. Non avevo idea che fosse così grande quando lo vedevo su... Quando l'ho vista su internet, le varie immagini, le varie cose, non pensavo fosse così grande. Soprattutto non riesco a capire una cosa, perché su internet... Ma... Ehi! Lui continua a farmi tutte le foto. Su internet, dietro questa moschea, c'era un parco enorme e i grattacieli. Però per poter vedere tutta la moschea, il parco, i grattacieli, dovremmo essere... 10 km. 10 km di là. Perché poi il centro città mi sa che è di là, perché ci sono tutti i grattacieli, c'è tutto lo skyline, sto rischiando di ammazzarmi. Troppo lunga! Tutte quelle che abbiamo visto, a parte che sono sempre truccatissime, profumatissime, belle, veramente belle, e hanno queste scarpe sotto che sono con un tacco alto così, col tacco 15, non sto scherzando. Hanno sempre delle décolleté, dei sandali splendidi sotto. Si sta benissimo, c'è l'aria fresca. Wow, ti sei caduto? Ops, mi è caduto bello. Subito ripresa. Per il bello, incidente diplomatico. Stiamo cercando di trovare l'entrata principale. C'è una pace pazzesca. Bello l'ingresso. Quello deve essere... Per andare a pregare. Esatto. Ma penso che sia anche quello l'ingresso, la facciata principale, vista da fuori. Ah, ok. Sì, dall'altro lato di là. Ok. Proviamo a fare il giretto di qua. Io sto letteralmente rischiando di ammazzarmi, ma appena provo ad alzare la gonna di pochissimo per i piedi, per non rischiare di calpestare il vestito e morire.
simpatico microfono. Oh, miracolo. È freschissimo. Stiamo facendo il giro per tornare indietro perché volevamo andare a vedere la facciata, ma non si può, non è un'area accessibile, quindi dobbiamo fare tutto il giro di questa moschea immensa, che fra l'altro devo dire la verità che adesso col tramonto è diventata ancora più bella, è bellissima. Onorina invece sta morendo di caldo, immagino. È vero, quest'acqua bella fresca, che si vede che è bella fresca. Io continuo a scoprirmi il viso per il vento e ci sono loro che continuano a sgridarti. Sì, perché appena il velo incomincia a far scoprire leggermente i capelli, oh, miss, madame. Bellissima l'ora del tramonto. Splendida. È stupenda questo. È splendida. Non riusciamo a stare di più perché dobbiamo andare a vedere anche tutte le altre cose di Abu Dhabi. Però questa è la cosa, da quando siamo a Dubai, però da quando siamo qua, è Oddio. La cosa... Ci è bagnato per terra, stavo per morire. Sì, stavamo comunque dicendo che da quando siamo arrivati negli Emirati Arabi... È in assoluto la cosa più bella che abbiamo visto, sì. Questa moschea. Splendida. Eccolo lì. Emirates Palace. Bene, bello, adesso torniamo a Dubai. Non ci sta. L'unica cosa bella che abbiamo visto oggi ad Abu Dhabi, ed è valso il viaggio perché era veramente bellissima, era la moschea. Soltanto che a un certo punto ho avuto una specie di crisi nervosa, nel senso che mi sono strappata letteralmente la baia, so che si chiami così il vestito da lassù. Abaya. Sì, perché quando l'ho riportato ho letto Return Abaya. Ah sì? Quindi secondo me si chiama... Stavo collassando, non sto scherzando. Perché oggi ci saranno stati 50 gradi, meno di ieri, che abbiamo toccato 54. E io ero già vestita sotto e il tessuto... Io ogni volta che... Quando lo vedo in giro qua, o non so se è diverso, però sembra di lino. Non era di lino. Non era assolutamente di lino. Era un tessuto sintetico pesantissimo. E ho iniziato a stare malissimo, quindi siamo scappati, ho dovuto toglierlo, siamo andati via perché stavo veramente malissimo. E abbiamo fatto qualche giretto qua, ma non ci sta facendo impazzire, quindi torniamo a Dubai. Adesso trovo la via. Allora, dobbiamo essere sinceri, non ci sta piacendo tanto. No. No. È molto finto, cioè non ha... La trovo una città come Dubai, come Abu Dhabi. Forse Dubai, Abu Dhabi è un pochino meglio. Meglio, sì. Comunque senza una vera identità, c'è tutto molto finto, apparire... Non mi fa non impazzire. No, non ci sta facendo impazzire. Anzi, tra tutti i posti che abbiamo visto, merita l'ultimo posto. Non siamo tanto contenti, sì, di questo viaggio. Anche perché la cosa assurda è che quando tu arrivi a Dubai o Abu Dhabi, vedi magari... queste parti della città piene di grattacieli e ti immagino che dai, faccio una passeggiata, no? Come facevo a New York, a Los Angeles, pensi che sia una città normale, cioè pensi di poter camminare per strada, invece non c'è niente. Sì, ok, cioè, che loro la stagione hanno questi, adesso è stagione ovviamente bollente, fa caldissimo adesso, però non c'è realmente niente, le strade sono deserte, tutti stanno nei centri commerciali. Sì, non c'è una passeggiata tutte le cose, in mezzo non ai grattacieli non con esiste. I negozi come a New York. Non no. c'è, non sono. Non è contemplato. Sono delle città che però non sono delle città e non sono assolutamente a misura d'uomo e non sono vivibili, non ci piace. Comunque, adesso. Questa constatazione, andiamo a cercarci la cena. Cosa veramente figa è che io adesso sono in un'autostrada, la dovrò percorrere per quasi 150 km ed è tutta completamente illuminata. Cioè, non c'è un punto dell'autostrada senza il lampione. No, sono tutti illuminatissimi. Infatti quando siamo atterrati con l'aereo si vedevano tutte queste strade che andavano. Vedi tutte queste lingue di strada tutte illuminate. Porca miseria, guarda che è una cosa notevole questa, cioè, prova a pensarci se da noi fossero lingue. Vabbè che noi abbiamo una rete autostradale fittissima a confronto a questa. Però, caspita. Abbiamo deciso di tornare in hotel per cena
E siamo nella hall. Sì, praticamente ci sono delle cose buonissime da mangiare qua. Ci sono diversi ristoranti. Questo è un pub, ristorante. Sì. Poi là ce n'è un altro, una bisteccheria, si fanno anche degli hamburger in realtà. E là è un tipo self service, fanno una colazione buonissima. Qua non so cosa possiamo prendere. Guarda quante cose che hanno di carne, un sacco. Hanno la carne, l'hamburger, qua tutte le opzioni vegetariane, dolci. Sì. Dai, proviamo a entrare. Birra. Hi! Andiamo a sederci qua che è bellissimo. Wow, mi piace tanto. Cioè, il posto per me. Scusa, prendi un cestello diciamo, di birre per 150 dirham, che equivale circa a 25 euro. Sì, perché 5 dirham è un euro. No, aspetta, scusa, sto dicendo. Sì, 30 per 5. Ah, ok, giusto. Cosa fare con della sanissima birra? Succo di luppolo. Succo di luppolo. Fish and cheese. Sì, una cosa anche molto araba. Esatto. Vero, del post, tipicamente. Tipico proprio, piatto tipico. Qua c'è il piatto che prendo io, che è questo piatto vegetariano. Praticamente sono delle verdure insaporite con delle spezie e il riso. Limonata e menta per Onorina. Veramente vergognati, in un pub prendere limonata e menta. È una super birrona Carlsberg per me. Tra l'altro ci hanno portato sorpresa. Esatto, popcorn a sorpresa, freschi, appena fatti, sono ancora caldini. Buoni. Wow, questo... che spettacolo. Sembra buonissimo tutto. Questo è il mio riso, riso in bianco. Sentire il profumo delle tue verdure. Fai sentire. Questo ha un profumo eccezionale delle verdure. Le avevo lette come le hanno fatte, hanno messo di tutto e di più e il profumo è veramente fantastico. Adesso vedrò di capire come le hanno fatte, così a casa le faccio. E questo è il fish and chips di Andrea. Anche questo sembra buono. Come? Le posate, mi deve, ecco, mi sta parlando. Oddio, sì, adesso te le porto. Anche per te. Thank you. Ecco le posate, così Andrea è felice. E ok, grazie tesoro, devo abbandonare la mia postazione. E... allora, questa è salsa all'aglio. E quello è avocado? No. No, è un purè di broccoli, sembra, e prezzemolo. Abbiamo già chiesto il secondo giro di birra e lemon mint. Lemon mint farà sicuramente ubriacare Orina, attenzione, perché acqua, limone, menta. È estremamente forte. E soprattutto è partita con... sono partiti con le canzoni anni 80, siamo qua a cantarle come dei pazzi. C'è una bellissima musica. Sì. Hanno messo quella di Bridget Jones. Stavo dando spettacolo. Ci sono dei signori indiani di fianco a noi che ci guardano. Darò un po' di musica. Dacci, va, che tu oggi, fra l'altro, lei, aspetta, racconta questa, ha il brutto vizio quando vai in macchina, quando andiamo in macchina, di appoggiare le gambe sul cruscotto, giusto? Sì, oggi sì. Era con la gonna, perché era con le gambe appoggiate, amore, sul cruscotto. Perché le gambe erano pesanti. Sì. E l'unico modo per sentirla un po' meglio è distenderle. Vabbè, comunque, faccio sta che ci stavano sorpassando sulla destra un pulmino di, credo, operai indiani. Sì, perché erano in tanti. E quando hanno visto le tue gambe, hai inchiodato di fianco a noi, mentre stavo... E si sono messi, c'era l'autista che rideva come un pazzo e chiamava gli altri dicendogli di guardare, anche tutti si sono messi. Si a sono tutti affacciati e guardavano come dei matti. E poi si sono scoperti. Ridevano, ridevamo tutti come dei pirla, perché. Ecco, alla situazione degenera per Andreucciolo. Amore, ma qui ci sta una bottiglia o una latina? No, ci sta 40 decilitri di birra, che equivale a dire un po' più di una lattina. Va bene, basta, non ci interessa più, bevi che meglio. Un po' meno di una bottiglia che bevo io normalmente. Touch me, I wanna feel your body. Guarda qua, uè. È arrivato il momento di tornare a casa. Guarda qua, seduto in camera, ho mollato fuori nel corridoio. Guarda, cosa hanno combinato? Cos'è questo? È un tiramisù. È rimasto ancora un pezzetto di cioccolato. Che coraggio che ha avuto a lasciare un pezzetto di cioccolato. Sacrilegio. Sacrilegio. In camera. Che è meglio. Di posare. Queste foto.
Questa è la Dubai degli anni 50. Oh, questo c'è un bambino che piange. Questo, ascolta un attimo, questa cosa con questi. La Dubai, come fai a saperlo? È una palla. Per sembrare che sai le cose, ma non è vero. Mi appunto una zanzara nella pancia. Dov'è che ho messo la cosa? L'hai dimenticato giù. Sì, senti, tu non ridere invece. Cerca domani invece di non causare incidenti in giro per Dubai. Ma non è colpa mia. Sì. Stavo solo riposando le gambe. Te ne fai in giro con le tue zampe all'aria. Metti giù quelle zampette. Vieni dentro. Addormi. Mi piace spiare, gambe. Cosa ci fa aperto il frigo, pare? Perché magari raffrescava meglio le bevande. Oh. Stando aperto. Cioè, stando aperta l'antina. Così circolava più aria, se no lui scalda troppo. Adesso si dorme. Sì, questa volta. Oh. Questa volta non ti dico. Bucciandoti. No. Adesso dai, che è avanzata tantissimo. E la stai tenendo dentro tutta? Perché ci devastiamo quando viaggiamo. Ci roviniamo tutti? Ad ogni viaggio torniamo a casa con 30 kg in più. No, non inquadrarmi la panza. Amine. Amore, cioè, hai sporcato l'ottica della telecamera con un dito, si vede? No, non è vero. Sì. E non la pulire col vestito, porca miseria. Buonanotte! Buonanotte, shh, non far casino. Shh.